Festa della Toscana, la libertà di espressione al centro della seduta solenne. L'appuntamento al Cinema La Compagnia si è aperto con un videomessaggio di Liliana Segre, gli interventi della giornalista Federica Angeli e della Presidente del Consiglio Nazionale della Ricerca, Maria Chiara Carrozza. La libertà di espressione in tutte le sue forme, così come sancito dall'articolo 21 della nostra Costituzione, è il tema della Festa della Toscana edizione 2022 ed è stato l'argomento al centro della seduta solenne del Consiglio regionale che si è tenuto mercoledì 30 novembre al Cinema La Compagnia di Firenze. Un tema quanto mai attuale, viste le ultime vicende internazionali al centro della cronaca. Ad aprire l'evento, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, dopo che la folta platea, con tanti sindaci presenti e tanti ragazzi delle scuole, ha ascoltato un videomessaggio di saluto inviato da Liliana Segre. È dal 2000, esattamente il 30 novembre del 2000, che la Toscana vive il 30 di novembre la sua festa, l'occasione per illustrare un tratto fondamentale della propria identità, la regione dei diritti civili, dei diritti sociali. La regione che viene da un percorso che quale Granducato di Toscana, ovvero quale Stato sovrano, nel 1786, il 30 di novembre, vide primo Stato al mondo abolire la pena di morte. E il 2000 ricordo, io ero assessore alle tradizioni popolari al Comune di Firenze, Riccardo Nencini era il presidente del Consiglio regionale della Toscana, insieme organizzammo proprio in Piazza della Signoria un'immagine scenografica attraverso cui, come uno spettacolo teatrale, arriva il messo del Granduca e impedisce l'ultimo di coloro che erano stati condannati alla pena di morte. In realtà quell'atto di Pietro Leopoldo, un motu proprio organico, riuscì non solo a abolire la pena di morte, ma a abolire la tortura, abolire la confisca dei beni ai condannati, insomma immergere in Toscana come primo Stato quei valori che l'illuminismo stava portando avanti e in Italia dei delitti e delle pene di Beccaria rappresentava come scritto l'emblema di una stagione che si apriva e vedeva la Toscana protagonista. Oggi noi rivendichiamo attraverso questa festa la voglia di essere in prima fila sul piano dei diritti e vogliamo quindi che sul piano internazionale vi sia più solidarietà, più forza ed energia a difesa delle donne iraniane che stanno combattendo dopo 43 anni di una repubblica teocratica che sta schiacciando quelli che sono i diritti elementari dell'uomo. La Toscana è stata e sarà terra di diritti. Oggi siamo qui a festeggiare la Festa della Toscana per ricordare quando nel 1786 Pietro Leopoldo abolì, primo Stato al mondo, prima regione al mondo, la pena di morte. Ma noi ogni anno vogliamo attualizzare questo messaggio. Abbiamo iniziato confrontandoci sul tema dei diritti digitali, poi della lotta all'hate speech, alle parole violente e oggi la libertà di espressione. Compito delle istituzioni, della politica è quello di mandare dei messaggi chiari e il messaggio che vogliamo mandare alle ragazze e ai ragazzi più giovani è quello di non essere mai indifferenti, di non voltarsi dall'altra parte, anche quando alcune questioni sembrano lontane da noi. Pensate a quello che sta accadendo in queste settimane, in questi mesi in Iran, pensate a quello che sta accadendo non lontano da noi, nella guerra terribile in Ucraina. Tante donne e tanti uomini non hanno più la possibilità di esprimere un pensiero libero e come purtroppo ancora oggi nel mondo ci sono più della metà degli stati che applicano la pena di morte, così in tante troppe realtà è stato vietato poter esprimere un pensiero libero e noi oggi vogliamo mandare questo messaggio forte che è un messaggio di civiltà e la Toscana come sempre vuole essere parte attiva perché la Toscana è sempre stata una terra che non si è voltata dall'altra parte. È molto importante e molto coerente con la nostra storia che dalla Toscana si levi un grido di rispetto nei confronti della libertà di espressione. Noi siamo una terra di antichi diritti civili e di fronte a quello che sta avvenendo oggi nel mondo, dove vediamo anche
delle ribellioni, vediamo anche delle coraggiose espressioni di richiesta di libertà che avvengono da parte di qualche nazionale di calcio nel mondiale che si sta disputando in Qatar, lo vediamo da parte delle donne iraniane. Insomma, vediamo delle richieste forti e coraggiose affinché la libertà di espressione possa affermarsi. Quindi dedicare la festa della Toscana all'articolo 21 della Costituzione credo che sia una scelta azzeccata e credo che la Toscana debba giocare un ruolo in tutti i contesti istituzionali, sociali, nazionali e internazionali affinché veramente la libertà di espressione diventi un diritto di cui tutti possono godere. Sì, oltre due secoli di storia di libertà, uno Stato come il nostro è stato in grado in tempi non sospetti di abolire la pena di morte, la tortura. Oggi la nostra festa è sempre e torna a essere molto attuale se pensiamo a quanto sta succedendo in Iran, quanto è complesso nel mondo oggi manifestare il proprio pensiero, la propria libertà e soprattutto quanto sia difficile per tante donne, per tanti uomini manifestare liberamente le loro opinioni. Quindi la festa della Toscana torna protagonista non soltanto per la Toscana, ma per mandare un messaggio al mondo di libertà e soprattutto per chiedere rispetto dei diritti umani e soprattutto per portare le donne di tutto il mondo ad essere libere di potersi esprimere e con loro tutti i ragazzi e le ragazze che stanno combattendo, penso in Iran, per la loro libertà. Ricordare la straordinarietà della nostra terra, oggi regione, un tempo stato, nella salvaguardia e nella promozione dei diritti. Siamo stati i primi al mondo ad aver abolito la pena di morte e dobbiamo ancora batterci perché vi sia concretezza anche nell'attuazione davvero di disposizioni come l'articolo 21 della Costituzione. Tutti hanno il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di espressione. Quanto è bella la nostra Costituzione, quanto dobbiamo impegnarci per dare vita concreta. La Toscana è sempre stata all'avanguardia dal punto di vista dei diritti e sempre dovrà esserla. È un momento sicuramente di grande riflessione attorno a questo tema a cui quest'anno è dedicata, cioè la libertà di espressione, la libertà di opinioni. Bellissimi interventi, toccante quello della giornalista Angeli, che vive sulla propria pelle cosa significa testimoniare la legalità in una zona drammatica come quella di Ostia. Fa riflettere una cosa però, ogni tanto dovremmo fare anche un po' di autocritica, perché va bene tutto, va bene raccontare la storia dei giovani ragazzi iraniani che stanno lottando per la libertà, va bene difendere i diritti e farsi portatori di diritti. Magari riflettiamo anche sul fatto che mentre noi siamo qua a parlare di legalità e di rispetto dei diritti, lo show business e l'economia mondiale hanno deciso di giocare la massima rappresentazione sportiva al mondo in un paese, il Qatar, che non mi pare sia un baluardo dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e della tutela della vita di fronte alla pena di morte. Quindi ogni tanto un po' meno di ipocrisia da chi muove il mondo dello show business, dell'economia e anche dello sport. Ci sono oggi a parlare con noi due grandi donne che hanno sfondato il tetto di cristallo e hanno dato un grande contributo alla libertà e alla conoscenza del nostro paese. Il richiamo che è stato fatto da Federica Angeli, dal coraggio col quale ha affrontato la criminalità di Roma, ci impone anche come istituzioni il coraggio di ricordare tutti gli altri giornalisti, quelli che oggi non possono essere qui a ricordarci, e quello che non lo possono fare perché sono privati della loro libertà. Jamal Khashoggi, che è morto per aver criticato un governo che di democratico ha poco, e Daphne Caruana Galizia, che ha combattuto, la blogger e giornalista maltese che ha combattuto la corruzione del suo paese e ha pagato con la vita il suo impegno. E poi ricordiamo anche Julian Assange, che oggi è privo della sua libertà perché ha dichiarato di fronte al mondo ciò che alcuni paesi non volevano che venisse conosciuto. Allora come istituzione abbiamo il dovere anche di ricordare tutti questi giornalisti che ogni giorno perseguono le loro attività in nome della libertà di stampa, di conoscenza, di giornalismo, in nome della libertà di tutti noi di conoscere come davvero stanno le cose. Libertà d'espressione ci fa capire che
quando questa libertà non c'è, ci manca, è un po' come l'aria, e questo è il punto fondamentale. Ma un altro aspetto che dobbiamo assolutamente chiarire è che quando i nostri padri costituenti hanno pensato a questo articolo, sicuramente hanno pensato anche a come i cittadini, coloro che poi vanno a leggere i giornali, la stampa, vanno a sentire proprio quelle espressioni che molto spesso non ci aggradano, o sono espressioni anche forti che vanno poi al di là e sul limite anche, lo vediamo oggi sui social, delle offese, tutto è permesso. Questa è una libertà però importante. Quello che dobbiamo capire ed educare soprattutto le ragazze e ragazzi a partire dalle scuole, anche con quella educazione civica che è fondamentale nel nostro sistema educativo, è il senso critico. La seduta ha visto anche la partecipazione di due figure di straordinaria eccezione: la giornalista Federica Angeli, nota per le sue inchieste sulla mafia romana, che dal 2013 vive sotto scorta, e la presidente del Consiglio Nazionale della Ricerca, Maria Chiara Carrozza, che hanno portato le loro testimonianze. Una vita molto molto dura, perché non hai veramente libertà di dare un pizzicotto sul sedere a tuo marito, perché sai che comunque due persone sono lì sempre fisse a guardarti. Quindi, a parte questa, diciamo, cose della quotidianità, è dura sapere che pende sulla tua testa sempre il pericolo che ti possa accadere qualcosa. Però ho imparato a vivere, no, come se fosse l'ultimo giorno. Quando me lo ripetevo, non lo capivo 20 anni fa, adesso lo capisco, e quindi ho imparato ad apprezzare tante piccole cose che magari non ho più, e quando mi capitano le assaporo con gusto. No, non vincono sempre loro, è una battaglia, una guerra, passatemi la metafora, in questo momento terribile in cui abbiamo alle porte una guerra, che però è un continuo, non finisce mai. Adesso, poco tempo fa, hanno scarcerato, come avete visto, Roberto Spada, che è appunto l'uomo della testata che ha minacciato sia me che i miei figli. Siamo in uno stato di diritto, quindi ha scontato la sua pena, però non vi nego che saperlo in libertà allunga i tempi della mia di libertà. Io spero prima o dopo che mi tolgano la scorta, ma se continuano a rimetterli fuori incrementano la loro libertà e diminuiscono un po' la mia. Però appunto le battaglie si vincono e si perdono. Vediamo adesso cosa stabilirà la Cassazione del processo per mafia, e vediamo se a marzo rientrerà in carcere lui. Il CNR ovviamente è in prima linea come difensore e anche come ente che tutela la libertà, l'iniziativa della ricerca e l'autonomia della ricerca. Quindi sta anche a noi riuscire a garantire a tutte le ricercatrici e ricercatori questa libertà con i fondi, le infrastrutture e la programmazione della ricerca. Questo è un valore su cui si fonda poi il progresso scientifico, l'abbiamo visto molto bene con i vaccini, no? I vaccini hanno avuto bisogno di diverse prospettive, anche della concorrenza di diverse tecnologie, e poi del metodo scientifico per valutare e validare quella migliore. Senza questa libertà anche di presentare diverse tecnologie e soluzioni, la ricerca non va avanti. I tanti colori dei gonfaloni di più di 70 comuni toscani hanno poi accompagnato il corteo storico che ha chiuso la seduta del Consiglio regionale. Da Palazzo del Pegaso, la sfilata, accompagnata dal rullo di tamburi, è arrivata fino all'arengario di Palazzo Vecchio. Salutate!